Colpo di scena nella strategia difensiva di Padre Graziano, in carcere con l'accusa di aver ucciso Guerrina Piscaglia e di essersi disfatto del suo cadavere. Il congolese infatti a sorpresa revocato il mandato all'avvocato Luca Fanfani che fin dall'inizio lo aveva difeso. Il nuovo legale è Francesco Zacheo del Foro di Lecce. La revoca è avvenuta in queste ore, quando Zacheo ha informato telefonicamente il collega della decisione assunta da Padre Graziano, che fino a questo momento si è avvalso della facoltà di non rispondere. Guardi, io lavoro, sono il legale dell'ambasciata della Repubblica Democratica del Congo e quindi collaboro con loro da un po' di tempo e mi hanno parlato di questo caso e poi dopo sono stati una delegazione con Padre Graziano e hanno deciso di nominare me come legale. Quindi ancora non ci ha parlato lei con lui? No, io giovedì sono ad Arezzo, giovedì e venerdì sono ad Arezzo. Sì, giovedì o mattina o venerdì mattina, adesso non lo so perché sono allo studio da Roma con delle persone adesso, quindi non so adesso se vado giovedì, tutto giovedì o venerdì. Le posso chiedere da esterno che idea si è fatto del caso? Guardi, io conosco un pochettino dal 2008 che collaboro con l'ambasciata, che sono delle brave persone, questi ragazzi del Congo. Mi auguro che non sia lui, naturalmente, so che hanno una cultura insomma che non uccido, ecco, dal mio punto di vista, conoscendo Padre Graziano pochissimo, zero, ho avuto modo di conoscere tanti diplomatici dell'ambasciata, però mi sembrano brave persone. E so che ha comunicato lei all'avvocato Fanfani questo cambio. Sì, stamattina sì, ci siamo sentiti e gli ho detto come stanno le cose, spero di poterlo avere con me in difesa, adesso non lo so, vediamo un attimo, devo prima vedermi con lui, giovedì ho un appuntamento con lui ad Arezzo. Ecco, per fare un po' il passaggio di consegne, insomma. Oltre a delle consegne, sì. Devo anche parlare con Padre Graziano, vediamo un attimo cosa dice. Certo, finora lui, come sa, no, si è avvalso sempre della facoltà di non rispondere. Adesso parlerò io, giovedì o venerdì devo vedere, perché poi devo scegliere la linea di difesa da seguire. Che potrebbe anche essere insieme, diversa. Insieme alla collega Vitto, Melania, quindi devo con lei decidere come, sì, come fare. Potrebbe esserci un cambio di linea anche. Sì, vediamo adesso. Innanzitutto devo andare a parlare con lui. Sì. Vediamo un attimo da farsi.